Bentrovati cari telespettatori di Artisti Contemporanei, quest'oggi io e Loredana Sileo abbiamo il piacere di avere nel nostro studio Enzo Forgione, a cui diamo immediatamente il benvenuto. Grazie di essere con noi, nostro ospite quest'oggi, benvenuto. Grazie, cambio il saluto, saluto i telespettatori. Ulteriormente in studio diamo il benvenuto anche alla bella modella di quest'oggi, venezuelana Stefani Hurtado della DS Management di Torino. Di fatto il nostro ospite, Enzo Forgione, viene proprio da Torino quest'oggi a trovarci in studio. Ha portato delle opere straordinarie, dei quadri ad olio, particolarissimi sia per il soggetto che viene a raffigurarsi e per l'estetica finale dell'opera. Ecco, lei, si è specializzato dal 2006 nella pittura principalmente ad olio e in studio per noi ha portato l'ultima serie dei suoi lavori, queste straordinarie orchidee, queste realizzazioni floreali che sono veramente impattanti in quanto a impatto estetico per le cromie e soprattutto per la lettura che dà del soggetto, molto particolare, perché sono le orchidee che tutti conosciamo, alcune poi rare, ci spiegherà da dove coglie questi particolari dal vivo, scopriremo i segreti della sua pittura. Ma quello che mi piace sottolineare per i nostri telespettatori è che appunto lui tende ad attuare una macro pittura, ovvero prendere il dettaglio dell'orchidea e riprodurlo su larga scala, su grande formato di fatto, ed è quello che dà proprio anche la chiave più prettamente contemporanea delle sue opere. Di fatto, nella nostra chiacchierata dietro le quinte, ho scoperto degli aneddoti particolari sulla sua ricca carriera espositiva. Con opere di straordinario respiro. Mi rammento, grazie alla regia, la visioneremo assieme, una mostra a Bologna insieme al grande critico Filippo Daverio con un'opera di respiro notevole, 2 metri per 1. Ecco, come mai la realizzazione? Ecco qui la foto, grazie alla regia che è sempre puntualissima. Come viene l'ispirazione di creare un'opera così monumentale, di soggetti molto delicati e di dimensioni minute? Ma in realtà quello che mi spinge è sempre evitare la miniaturizzazione delle opere, perché secondo me hanno bisogno, queste sono opere di impatto e hanno bisogno di essere immersive, quindi bisogna che la gente venga avvolta proprio da queste opere. E alcuni soggetti si prestano particolarmente come questi, ed è stato un primo tentativo con molto di successo, secondo me. Sì, è una chiave molto impattante, è straordinaria la capacità di ricreare nel minimo dettaglio la bellezza di questi fiori così delicati e al contempo così importanti e forti, esattamente, Loredana, nelle cromie, però resi con un'estrema delicatezza e precisione. Ecco, un percorso artistico molto ampio, quello di Enzo Forgione, vero Sì, Loredana? ha fatto tantissime mostre da New York a Providence in Spagna, a Madrid, comunque a livello internazionale. La prima mostra con delle opere inedite, con ben 50 opere, con grandi, è stato al Museo MIT di Torino. Com'è stata questa sua esperienza, che appunto erano proprio inedite, per cui per la prima volta sono state esposte in questo museo nel 2018, nel periodo di dicembre-gennaio, bensì un mese intero di una personale. Ce ne vuol parlare? Sì, era l'occasione per presentare queste opere di questa serie nuova che ho chiamato Narciso, ed era frutto di una serie di anni di lavoro, per cui ho ritenuto opportuno dargli una certa importanza. Ha lavorato 3 anni per queste opere prima di esporle in modo inedito. In realtà ho iniziato, la prima opera di questa serie è iniziata proprio l'ho iniziata nel 2015. La particolarità è appunto è il riflesso nell'acqua. Questo è l'elemento nuovo che ho inserito in questa serie, che così mi dà la possibilità di, oltre che dettagliare nella parte alta dell'opera, il fiore mi dà la possibilità appunto di uscire dalla forma nella parte del riflesso con delle
geometrie che possono quasi sfociare nell'astrazione, volendo. E soprattutto mi davano la possibilità di affrontare uno dei discorsi che a me interessa, oltre a quello botanico, che è quello della percezione visiva, quindi del pattern inteso come trama, motivo ripetuto. E da un'osservazione ho visto che il riflesso sull'acqua si muove sempre su determinate geometrie, determinati pattern, e quindi è stata un'ispirazione ulteriore. Infatti lei è molto predisposto e predominante la sua esecuzione artistica proprio sui fiori, moltissime orchidee di vari tipi, dai tulipani, fiori dell'acqua, fiori orientali, per cui questa sua predisposizione quasi paradisiaca, no? Nel poter catturare a livello botanico un po' di paradiso e impregnarlo sulla tela. Cosa l'ha scatenato? Un grande amore, una illuminazione, una rivelazione da dare a noi telespettatori, a noi persone, ecco, che guardiamo lieti comunque le sue opere. Un grande amore per le opere, per la botanica, per i fiori. Paradiso, ecco. E sicuramente viene da il soggetto floreale, è un soggetto che prediligo perché lo porto avanti dalla mia attività precedente di arte applicata e di design. E qui ho avuto modo, quando ho iniziato a dipingere a tempo pieno ad olio, ho avuto modo proprio di dare sfogo a questa... questo tema, diciamo. Poi l'orchidea è, secondo me, stato un fiore iconico nella storia, è usato in letteratura, usato nel cinema, e quindi ha delle implicazioni molto poetici. Sì, anche, sì, sì. E poi c'è tutto il fascino, appunto, dell'Oriente. Molte orchidee vengono dall'Oriente, e quindi nelle mie ricerche ho scoperto, appunto, delle implicazioni. Ecco, adesso, come questa, che è un'orchidea giapponese, la Neofinezia falcata, Furan, il nome giapponese, che mi incuriosiva perché ha la forma dell'elmo kabuto dei samurai, ed era consentito solo ai samurai di coltivarla, e quindi sono particolarità che mi hanno colpito e mi hanno spinto ad andare avanti nella ricerca di... Praticamente lei ha un progetto di lavorazione su un'orchidea giapponese, proprio l'orchidea samurai, è questa di cui ci ha parlato in questo momento, per cui è già in lavorazione, già l'ha già creata allora. Sì, 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 questo è già è un soggetto, è stato il tema di una mostra di qualche anno fa, che ho proprio dedicato alla Furan, a questa orchidea, a questa Neofinezia falcata, appunto. Tra l'altro lei sta creando anche un omaggio meraviglioso, come voi artisti sapete fare, per l'Australia, con tutte queste foreste che sono state sterminate dai fuochi, sì, e animali. Per cui lei sta creando appunto un disegno, sempre presumo orchidee, per, sì, omaggiare il disastro che è successo nelle foreste, gli animali, la sterminazione. Sì, è un'orchidea dal nome un po' complicato, si chiama Phelladenia deformis, ed è un'orchidea nativa della Tasmania. E ho iniziato a dipingerla proprio nei periodi in cui c'erano i primi disastri, i primi roghi disastrosi in Australia, e a parte pensare alle perdite umane, al disagio delle persone, il mio pensiero è andato anche sicuramente alla fauna, ma anche alla flora, perché questa orchidea, pur essendo la Tasmania uno stato insulare dell'Australia, però anche lei è stata toccata dai fuochi e quindi a rischio, diciamo. E la particolarità di questa orchidea è che è un fiore dal colore insolito, perché è di un azzurro quasi oltremare, e i fiori azzurri in natura sono veramente rari. Come il cielo, c'è, cioè, un po' di speranza. La vediamo. Eccola qui. Sì. Non è finita, è un work in progress, però questa è la Phelladenia deformis.
Ecco, un bellissimo progetto. Tra l'altro, mentre voi chiacchieravate, io stavo sfogliando i suoi cataloghi ed ero colpita dal fatto che le sue raffigurazioni florali sono tutte realizzazioni ad olio, perché di solito quando uno pensa alla pittura floreale o di botanica pensa degli acquerelli generalmente. Ecco, questa è un po' una particolarità e unicità che la contraddistingue nel panorama artistico. Di fatto, anche quando lei partecipa alle grandi esposizioni su questo soggetto, penso da Londra piuttosto che Madrid o Francoforte, dove ecco qui vediamo alcune partecipazioni dove la maggior parte degli artisti lavora appunto con la tecnica tradizionale dell'acquerello, e invece lei è stato premiato proprio per questo portato del tutto nuovo di realizzazione. Ci racconta magari questo premio che ha ricevuto? Sì, è un premio nell'ambito di una mostra annuale che fa la Società di Pittori Botanici, che ha base in Inghilterra, ma raccoglie membri da tutto il mondo, e questa è la particolarità. Mi è stato conferito il premio per il corpo del lavoro, perché è la motivazione molto gratificante per me, perché in queste opere si vede, ho spinto i confini, ho allargato i confini dell'arte botanica, perché non presentando appunto delle opere semplicemente magari su carta, non semplicemente su carta, ma senza sfondo, io le ho contestualizzate, ho messo degli sfondi e quindi è stato premiato questo mio sforzo. Senz'altro, questa è la chiave di lettura principale che poi osservavamo insieme prima di iniziare la trasmissione, proprio anche la particolarità, il taglio compositivo con questo fondale molto ricco e poi questa interpretazione del tutto nuova, come gli esempi che abbiamo qui in studio, con queste orchidee che si specchiano a fior d'acqua, creando quindi un'innovazione proprio nell'interpretazione estetica. Ecco, tutte particolarità che andremo ad indagare, anche come avviene nel dettaglio la costruzione del quadro, fra pochissimo, dopo un breve spazio pubblicitario, per cui restate con noi, torniamo fra un istante. Eccoci nuovamente insieme, il nostro ospite oggi in studio Enzo Forgione. Stavamo visionando assieme le opere che ha portato per noi, cari amici telespettatori. Sono opere molto particolari che ritraggono queste bellissime orchidee. E tra l'altro qui in mia mano un catalogo molto importante di un'esposizione a cui ho partecipato a Madrid sul il tulipano illustrato. Ecco, una mostra molto particolare organizzata da questa società di artisti, botanici, e un'opera sul tulipano, una mostra sui tulipani che ha coperto 3 mesi di esposizione, proprio perché prevedeva le diverse fioriture di questo meraviglioso fiore, e dove Enzo Forgione ha partecipato riscuotendo un notevole successo con delle opere molto particolari che riguardano appunto la raffigurazione dei tulipani, e di cui noi ora abbiamo qualche immagine grazie all'ausilio della regia. Ecco, qui sempre realizzate con la tecnica ad olio, come dicevamo nella prima parte della trasmissione, e vediamo ora come avviene proprio la realizzazione passo passo di una sua opera. Ecco, un'opera che viene creata sotto i nostri occhi da Enzo Forgione con questo micropennello, dove va a ricreare proprio quello che è la cromia spettacolare di questo fiore magnifico. È una realizzazione che qui adesso abbiamo il video velocizzato chiaramente per esigenze televisive, ma si può vedere come procede per passi, dei colori più chiari agli scuri, dalle tonalità alla profondità, che poi è una caratteristica che stavamo osservando anche nelle opere che ha portato in studio. Adesso le analizzeremo nel dettaglio proprio per vedere le differenze fra quello che è il fondo dell'opera al soggetto in primo piano piuttosto che la specchiatura sull'acqua. Ecco, qui invece tutta la magia in questo video nella creazione artistica di Forgione.
fatta con l'olio? Sì, su carta. Olio su carta, ecco qui la particolarità. E poi l'abbiamo vista in una fotografia con una signora... che è l'attuale presidente della Society of Botanical Artists. Io sono un membro. Di cui è membro, questa va rilevato, ecco, per il nostro pubblico, che è un grande onore far parte di questa società. Sì, è un'associazione artistica che lei, della BSA. È un'associazione di pittori botanici che ha base in Inghilterra, ma raccoglie artisti da tutto il mondo. Non è stato facile entrarci perché fanno selezione. L'Inghilterra ha una grande tradizione, chiaramente una selezione molto, molto dura per poter entrare, ma visto che ci sono le qualità e le competenze, è giusto che ne sia membro tutti gli effetti. Per diventare membro ho dovuto sottoporre per selezione 10 opere in 2 anni, altrimenti non mi avrebbero preso. Complimenti! E comunque niente, è stato veramente un grosso calcio alla mia carriera, direi, perché come ha detto lei è un'associazione di respiro internazionale e poi viene spesso invitata all'estero, per esempio nei giardini botanici. C'è un appuntamento fisso con il Palmengarten di Francoforte, per esempio, e poi qui in questa occasione era stata una mostra molto ben preparata dedicata al tulipano al Giardino Reale Botanico di Madrid, dove eravamo partiti con grande anticipo perché una delle sezioni della mostra era all'esterno e prevedeva la piantumazione dei tulipani, quindi noi abbiamo dovuto dire in anticipo che tulipani avremmo. Che ha fatto 7 tulipani, molto particolari, giusto? Cioè lei ha creato 7 tulipani particolari, cioè diversi, cioè di vario tipo. Comunque. Sì. Erano 2 precoci e 1 tardivo. Comunque la particolarità erano che appunto che erano opere su carta, olio su carta. Sì, che quindi ci vuole una grande perizia tecnica nella realizzazione, un'estrema conoscenza del mezzo dell'olio e poi comunque anche uno studio particolareggiato di quello che è la botanica stessa, dei fiori che va a rappresentare. Infatti io mi chiedevo da dove venisse questa precisione di dettaglio, questa finezza, perché sono opere che qualcuno ha definito, leggevo i suoi cataloghi, opere quasi fotografiche, ma più che fotografica secondo me è un iperrealismo il suo, molto contemporaneo, e poi c'è la chiave, la mano dell'artista che dà il suo tocco, e lo vediamo proprio nei quadri che abbiamo esposti qui oggi in studio, per esempio in quello alle mie spalle, nella parte superiore del dipinto c'è questa definizione nel dettaglio di tutti gli elementi, che siano le cromie piuttosto che gli elementi botanici, la forma del fiore, le sue caratteristiche, e poi questa linea che si trova a pelo d'acqua, ecco, a metà dell'opera, che quindi mi segna anche quello che è la proporzione stessa del dipinto, e il riflesso sull'acqua, che è un riflesso che lei osserverà dal vivo, come le varie orchidee. Sì, esatto. Il punto di partenza è proprio l'osservazione del fiore, che è alla base proprio anche dell'arte botanica, perché della pittura botanica. Certo. Poi certamente viene la poesia dell'artista, soprattutto in questo gioco di riflessi sull'acqua, anche la sua mano cambia qui, perché è una mano molto più poetica, sfuma il colore in questi giochi, sembra proprio di osservare, ecco, quasi il movimento, no, dell'acqua. Certo, ma poi si entra quasi in dialogo con il fiore. Secondo me, che trasmette delle emozioni e quindi di volta in volta può cambiare. In più il riflesso sull'acqua era stato stimolato anche da questa teoria molto controversa della memoria dell'acqua. E qui mi deve spiegare un po' nel dettaglio anche per gli amici a casa, perché io so che è in preparazione un dittico. Quindi magari da un'anticipazione agli amici a casa. Sì, una delle cose che mi aveva spinto a fare queste opere era appunto questa teoria secondo cui l'acqua è in grado di tenere memoria di qualsiasi sostanza che ne viene a contatto. E allora era divertente ovviamente per me pensare a questo riflesso come una memoria che l'acqua tiene del fiore che si è specchiato.
E poi queste opere sono, sono parte di una serie che è in evoluzione, però il dittico è proprio la fase in cui stacco decisamente l'opera superiore, quella con il fiore dettagliato, dal riflesso, che è la parte inferiore. Sì, dove proprio sembra più diluita l'immagine stessa, esatto. E anche il tipo di pennellata, per me che lo osservo dal vivo qui in studio. L'estratto, sì, della purezza totalizzante, si può dire, no? Sia del fiore che dell'essere stesso. Sì, è il punto. L'essenza. È un work in progress anche quello, perché il punto, no, non escludo, ed ho già anche in lavorazione, un'opera che sarà proprio solo, rappresenterà solo il riflesso. E sarà proprio l'opera che intitolerò La memoria dell'acqua. Ho capito. Quindi ci ha svelato il progetto. Ho svelato, sì, il progetto. Che attendiamo di visionare qui in studio, certo, con noi. Molto volentieri. Sicuramente. Ma sono opere molto particolari, perché la bellezza di questi fiori parla da solo, ma il saperla ricreare, soprattutto con la perfezione, comunque dandoci un dono, comunque all'occhio, all'anima, è bellissimo. Ma probabilmente quel che colpisce anche la tecnica. La tecnica che io uso si chiama direct painting, oppure alla prima viene chiamata in italiano, per cui io cerco di ottenere tutti gli, non è effettuata velature, ma cerco di ottenere tutti gli effetti nella prima stesura dell'opera. E questa è la particolarità e la maestria che ci vuole, proprio la mano, esatto, alla prima nella realizzazione, esatto, come esplica la definizione stessa. Qui la vediamo nuovamente all'opera, è intrigantissimo vedere un artista mentre quanto realizza tempo il lavoro. Ci impiega a fare una tela? Dipende dalle dimensioni, comunque da una settimana anche a mesi. Perché essendo olio comunque... Sì, poi se si parla di opere grandi come le ultime che ho fatto di 2 metri per 1, ci vanno proprio mesi, diciamo. Prende molto tempo. Queste sono quasi dei divertissement, perché sono opere piccole da... Opere piccole tutte da collezionare ed esporre, le immagini a portfolio. Sì, queste poi facevano parte di una serie che ho intitolato Close Up, perché sono proprio un primo piano, visto che siamo in televisione, un primo piano sul fiore proprio. Sì, è un focus diretto sull'opera. E poi un'altra particolarità invece che mi ha colpito, di una sua serie che ha realizzato, dedicata alle 4 stagioni. Sì, quello è uno degli altri miei interessi, a parte quello blottanico, è legato proprio alla percezione visiva. I patterns, che è un termine inglese che vuol dire trame, motivi ripetuti, che sono ovunque intorno a noi, nel senso nella geometria del nostro urbano quotidiano o nell'apparente disordine della natura, però sono ovunque intorno a noi. E per me sono degli stimoli visivi molto forti, e quindi ho cercato di... In queste opere in particolare sono opere realizzate su 2 tele, la prima affiora dalla seconda, dove nella tela centrale c'è il pattern originale, cioè è il messo modello. Anche a fuoco, molto, esatto, più nel dettaglio. Ecco, rimaniamo su quest'opera qui, la analizziamo assieme. I colori sono molto più definiti, più vivi, c'è la linea di precisione nella figurazione del fogliame, ad esempio, e invece nella parte sottostante, che funge da fondo dell'opera, abbiamo una sorta di sfocatura, pur rimanendo comunque la particolarità del dettaglio. Sì, sono state definite delle opere con un processo un po' concettuale, nel senso che io mi impongo di fare questa seconda parte, sono estemporanee, quindi mi impongo di farla in una giornata proprio. Ah, quindi quella parte lì dell'opera, veloce. Quell'opera lì, quella parte lì dell'opera deve essere finita in giornata. Quindi come si autodefinisce come pittore? Io ho detto iperrealista, però ha tante sfaccettature, iperrealista, sì, è stretta forse. Mi sta un po' stretta, perché io credo, mi è stato detto che le mie opere sono un po' più calde dell'iperrealismo, un po' più freddo, e poi freddo, forse sono un po' più articolate. Esatto, forse sì. Poetico. E poi no, è difficile darsi un'etichettatura, anche perché poi la mia ricerca va in diverse direzioni, anche se poi le cose che mi interessano sono più o meno sempre le stesse.
Quindi, no. Ma no, ma non era per un'etichettatura, magari perché uno ha un'idea di un particolare così richiamo che vuole sottoporre al suo pubblico, che era bello veicolare come idea d'artista rispetto a quella che è il critico che sì. può cogliere. No? Io l'ho letto questa iperrealismo, diciamo così, allargato anche nella specificità della specchiatura, ad esempio, per parlare delle opere che abbiamo in studio. Però ecco, mi sembrava carino magari sentire dall'artista stesso qual era il messaggio che lui voleva veicolare principalmente. Sì, sì, sicuramente comunque l'iperrealismo è stato un punto di partenza. Sì, è stato, io ho definito la mia pittura di ispirazione anche iperrealista. Anche perché comunque si evince, non è una pittura botanica tout court, perché non è un acquerello, esatto, ecco, quindi esatto, è un'evoluzione chiaramente più alta e più ampia. Esatto. anche se il sito del nostro ospite, prima, perché siamo quasi in chiusura, che è enzoforgione.it, ha anche una pagina Facebook e eventualmente anche una pagina Instagram, ma lì For Gains. Così i nostri amici a casa possono visionare per intero le sue meravigliose opere, per cui purtroppo il tempo è volato a nostra disposizione. Ringraziamo Enzo Forgione di essere stato il nostro ospite. Grazie di essere stato con noi. Grazie anche alla bella modella odierna Stefani. Grazie a tutti voi per averci seguito, cari amici, per essere stati in nostra compagnia. Restate coi programmi della nostra rete. Alla prossima puntata.